Una buonasera a tutti, spero stiate bene. Vogliamo riprendere questa lettura continua del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. L'abbiamo iniziata prima di Pasqua e ci siamo detti che è un modo, prima di tutto, per approfondire la nostra fede, perché in questo periodo ce ne sono diverse di cose un po' strane che non sempre coincidono con la nostra fede, e quindi è bene approfondire la fede ed essere, ecco, saldi e certi nella fede. E poi è anche un modo per fare comunità, e anche le vostre reazioni, il vostro salutarci, quello che scrivete, tranne quando non scrivete sempre che non si sente, non si vede, e ci stiamo attrezzando pure noi perché non abbiamo fatto, diciamo, in precedenza questo tipo di diffusioni, però è chiaro, è anche un modo simpatico per rimanere uniti e per fare comunità, perché io con gli auguri di Pasqua ho detto che dobbiamo attraversare questo periodo con due cose importanti. La prima è lo Spirito Santo e la seconda è la comunità, l'essere uniti, l'andare avanti insieme. Quel proverbio orientale che dice: da soli si va più veloce, insieme si va più lontano. E penso che appartenga a questo periodo. Insieme si va più lontano, eh? Quindi se vogliamo attraversare e uscire da questo periodo, lo dobbiamo fare insieme. Il Papa tante volte lo sta dicendo: l'unità, la comunione tra le religioni, tra le culture, tra i paesi, unità, diciamo, che davvero deve portare i suoi frutti, non egoismo o tirare l'acqua al proprio mulino in tutti i sensi, ma cercare davvero di attraversare insieme questo periodo insieme, eh? E così questa armonia delle volontà ci deve portare a trovare le soluzioni migliori. E allora continuiamo questo approfondimento della fede. Per chi ha il testo è sempre questo, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, edito dalla San Paolo. E come vi dissi, per chi ha seguito dall'inizio questi incontri, diciamo, queste catechesi, sapete bene che è, diciamo, un riassunto del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il compendio è fatto di domande e di risposte e quindi ci aiuta anche a essere essenziali, brevi, ma soprattutto a capire bene ciò in cui crediamo. Perché ricordatevi bene, noi crediamo in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e crediamo in qualcosa, crediamo in qualcuno che è Dio, la Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo, e crediamo in qualcosa. E quali sono i contenuti della fede? Sono riassunti certamente nel credo che noi professiamo durante la messa della domenica. Ecco che la prima parte del compendio, come anche la prima parte del catechismo, è uno spiegare il credo, eh? Ecco in che cosa noi crediamo. Crediamo in Dio creatore, lo abbiamo detto l'altra volta, e adesso andiamo avanti a pagina 33 del compendio. Per ora iniziamo con una piccola preghiera per invocare lo Spirito Santo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella calura riparo, nel caldo conforto, nel pianto conforto. O luce beatissima, che invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina, piega ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, sana ciò che sanguina. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona salute e premio, dona gioia eterna, dona morte santa. Amen. Allora, dice il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, in che senso l'uomo è creato a immagine di Dio? Dice il compendio, l'uomo è creato a immagine di Dio nel senso che è capace di conoscere e di amare nella libertà il proprio creatore. È la sola creatura su questa terra che Dio ha voluto per se stessa e che ha chiamato a condividere nella conoscenza e nell'amore la sua vita divina. Egli, in quanto creato a immagine di Dio, ha la dignità di persona. Non è qualcosa, ma qualcuno. L'uomo non è un oggetto, l'uomo non è uno schiavo, ma è qualcuno capace di conoscersi, di donarsi liberamente e di entrare in comunione con Dio e con le altre persone. Diceva un teologo, Dio ha bisogno dell'uomo. Ed è bello questo, no? Dio ha bisogno dell'uomo e lo crea capace di entrare in relazione e di fare comunione. Dio che si è rivelato per fare comunione con noi. Per quale fine Dio ha creato l'uomo? Dio ha creato l'uomo per l'uomo, ma l'uomo è stato creato per conoscere, servire e amare Dio, per offrirgli in questo mondo tutta la creazione in rendimento di grazie ed essere elevato alla vita con Dio in cielo. Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, predestinato a riprodurre l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo, che è perfetta immagine del Dio invisibile. Quindi Dio ha creato tutto per l'uomo. Dio ha creato tutto per l'uomo, per noi, il cielo, la terra, le creature, il creato. Ma l'uomo è stato creato per conoscere, servire e amare Dio e quindi per avere Dio come punto di riferimento della nostra vita. Perché gli uomini formano una unità? Tutti gli uomini formano l'unità del genere umano per la comune origine che hanno da Dio. Dio inoltre ha creato da uno solo tutte le nazioni degli uomini. Tutti poi hanno un unico Salvatore e sono chiamati a condividere l'eterna felicità in Dio. Anche questo sforzo del Papa Francesco di parlare di unità, di fraternità, di amicizia tra i popoli, diceva Don Tonino Bello, convivialità delle differenze, è importante. Essere e raggiungere l'unità del genere umano, al di là delle culture, dei colori di pelle, delle tradizioni, l'unità del genere umano, sempre per la comune origine che noi abbiamo in Dio. Come nell'uomo l'anima e il corpo formano una unità, perché noi siamo una unità di mente, di corpo, di anima. La persona umana è un essere insieme corporeo e spirituale. Nell'uomo lo spirito e la materia formano un'unica natura. Questa unità è così profonda che grazie al principio spirituale che è l'anima, il corpo che è materiale diventa un corpo umano e vivente e partecipa alla dignità di immagine di Dio. Quindi la persona umana è un essere insieme corporeo e spirituale e formano l'essere il corpo e l'anima, un'unica natura. L'anima spirituale non viene dai genitori, ma è creata direttamente da Dio ed è immortale. Bello questo, pensare che noi una volta creati, che la nostra anima una volta creata è immortale. Separandosi dal corpo al momento della morte, essa non perisce, la nostra anima non perisce. Si unirà nuovamente al corpo nel momento della risurrezione finale, chiaramente una forma diversa del nostro corpo, una dimensione diversa del nostro corpo. Quale relazione Dio ha posto tra l'uomo e la donna? L'uomo e la donna sono stati creati da Dio in uguale dignità,
in quanto persone umane e nello stesso tempo in una reciproca complementarietà, essendo maschio e femmina. Dio li ha voluti l'uno per l'altro, per una comunione di persone. Insieme sono anche chiamati a trasmettere la vita umana, formando nel matrimonio una sola carne e a dominare la terra come amministratori di Dio. Quindi tutto è chiamato all'unità, tutto è chiamato alla comunione. E quindi quanto è importante anche questo, no? L'essere chiamati alla comunione ed è scritto nella nostra natura umana. Anche l'unità del corpo dell'uomo e della donna è una manifestazione di questa comunione, di questa unità che genera vita. Qual era la condizione originaria dell'uomo secondo il progetto di Dio? Dio, creando l'uomo e la donna, aveva loro donato una speciale partecipazione alla propria vita divina, in santità e giustizia. Inoltre, nel progetto di Dio, l'uomo non avrebbe dovuto né soffrire né morire. Mamma mia, magari potremmo dire. Dice il Catechismo, nel progetto di Dio, l'uomo non avrebbe dovuto né soffrire né morire. Inoltre regnava un'armonia perfetta nell'uomo in se stesso, tra creatura e creatore, tra uomo e donna, come pure tra la prima coppia umana e tutta la creazione. Tutto è stato fatto molto buono, lo dicevamo forse l'altra volta. Nella creazione Dio ha creato tutto, alla fine ha creato l'uomo e dice il testo della Genesi che Dio disse che era cosa molto buona. E questo è importante. Cosa ha cambiato tutto? Cosa ha guastato? Cosa ha inquinato tutto? Come al solito, sin dall'inizio, la caduta, il peccato. Come si comprende la realtà del peccato? Nella storia dell'uomo è presente il peccato. Tale realtà si chiarisce pienamente soltanto alla luce della rivelazione divina. E soprattutto alla luce di Cristo Salvatore di tutti, che ha fatto sovrabbondare la grazia proprio laddove è abbondato il peccato. Lo ripeto, nella storia dell'uomo è presente il peccato, potremmo dire purtroppo. Tale realtà si chiarisce pienamente soltanto alla luce della rivelazione divina e soprattutto alla luce di Cristo Salvatore di tutti, che ha fatto sovrabbondare la grazia proprio laddove è abbondato il peccato. Dio ha fatto sovrabbondare la grazia proprio là dove è abbondato il peccato. Che cos'è la caduta degli angeli? Con tale espressione si indica che Satana e gli altri demoni, di cui parlano la Sacra Scrittura e la tradizione della Chiesa, da angeli creati buoni da Dio, si sono trasformati in malvagi, perché con libera e irrevocabile scelta hanno rifiutato Dio e il suo regno, dando così origine all'inferno. Essi tentano di associare l'uomo alla loro ribellione contro Dio, ma Dio afferma in Cristo la sua sicura vittoria sul maligno. E questo ci deve entrare qua dentro, eh? Perché tante volte noi pensiamo che il male vinca, ma il male non ha l'ultima parola. Perché? Perché Dio afferma in Cristo la sua sicura vittoria sul maligno. Questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Il demonio è già sconfitto e noi, figli di Dio, abbiamo il potere di allontanarlo, il potere di dire no alle tentazioni, al peccato, alla ribellione contro Dio, e questo è importante, eh? Certe volte abbiamo più paura del diavolo, eh? E invece noi non dobbiamo assolutamente pensare che il diavolo sia più potente di Dio o abbia l'ultima parola, perché dice qui il Catechismo della Chiesa Cattolica, Dio afferma in Cristo la sua sicura vittoria sul maligno. In che cosa consiste il primo peccato dell'uomo? L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo creatore.
e disobbedendogli ha voluto diventare come Dio, senza Dio e non secondo Dio. Lo ripeto perché è importante. L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo creatore e, disobbedendogli, ha voluto diventare come Dio, senza Dio e non secondo Dio. Ecco il peccato. Essere e diventare come Dio, senza Dio e non secondo Dio. Così Adamo ed Eva hanno perduto immediatamente per sé e per tutti i loro discendenti la grazia originale della santità e della giustizia. Che cos'è il peccato originale? Il peccato originale nel quale tutti gli uomini nascono è lo stato di privazione della santità e della giustizia originali. È un peccato da noi contratto, non commesso. È una condizione di nascita e non un atto personale. A motivo dell'unità di origine di tutti gli uomini, esso, il peccato originale, si trasmette ai discendenti di Adamo con la natura umana, non per imitazione, ma per propagazione. Questa trasmissione rimane un mistero che non possiamo comprendere appieno. Questa propagazione del peccato dei progenitori, del peccato originale, che sappiamo bene viene eliminato con il sacramento del battesimo. Così, in maniera simpatica, ho spiegato qualche volta ai bambini che cosa è il peccato originale. È chiaro che siamo sempre abituati a dire è la mela che Adamo ed Eva si sono mangiati in paradiso. È un simbolo, un simbolismo per dire è la disobbedienza a quella che era la legge di Dio nell'Eden, nel paradiso terrestre. Ma è anche importante dire che il peccato originale è la lontananza da Dio, l'essere lontani da Dio, l'allontanarsi da Dio è quella condizione che noi, diciamo, viviamo sin dal parto, da quando siamo nati, e cosa ci permette di avvicinarci a Dio? Addirittura cosa ci permette di rimanere in Dio? Cosa ci permette di vivere la vita divina? Cosa ci permette di essere inseriti nella vita divina? Il battesimo che ci riavvicina a Dio, che ci avvicina a Dio. Allora, il peccato originale è la lontananza da Dio. L'essere lontani da Dio, diventare figli con il battesimo ci permette di essere inseriti in Dio. Quali altre conseguenze provoca il peccato originale? In conseguenza del peccato originale, la natura umana, senza essere interamente corrotta, è ferita nelle sue forze naturali, è sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte ed è incline al peccato. Tale inclinazione è chiamata concupiscenza. Cosa è la concupiscenza? È l'inclinazione al peccato. Noi purtroppo viviamo tante tentazioni, che non sono soltanto tentazioni nella carne, ma sono tante tentazioni. Tentazioni nel rapporto con le cose, tentazioni nel rapporto con le persone, tentazioni nel rapporto con Dio, tentazioni nel rapporto con la nostra vita stessa, eh? E allora dice giustamente qual è la conseguenza del peccato originale? È purtroppo questa condizione, l'ignoranza, la sofferenza, il potere della morte, l'inclinazione al peccato. L'inclinazione al peccato è chiamata concupiscenza. Dopo il primo peccato, che cosa ha fatto Dio? Dopo il primo peccato, il mondo è stato inondato di peccati, ma Dio non ha abbandonato l'uomo in potere della morte. Ma al contrario, gli ha predetto in modo misterioso nel Protovangelo, nel libro della Genesi, che il male sarebbe stato vinto e l'uomo sollevato dalla caduta. È il primo annuncio del Messia Redentore. Perciò la caduta sarà perfino chiamata felice colpa, perché ha meritato un tale così grande Redentore. Lo abbiamo ascoltato proprio nel testo della liturgia della veglia pasquale. Quindi, lo ripetiamo, dopo il primo peccato il mondo è stato inondato di peccati,
Ma Dio non ha abbandonato l'uomo in potere della morte, ma gli ha predetto che il male sarebbe stato vinto e l'uomo sarebbe stato, ecco, sollevato dalla caduta. Anche l'immagine bellissima dell'Immacolata Concezione che schiaccia, no? Con il piede il serpente antico che è il simbolo del demonio. Schiacciare quel serpente significa che quel serpente non avrà vittoria finale, ma anche oggi noi possiamo in Cristo vincere il male. Attraverso i sacramenti della Chiesa, attraverso la nostra fede, attraverso la nostra vita in Cristo. Questo è importante. Andiamo al capitolo secondo già. Credo in Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio. Qual è la buona novella per l'uomo? Qual è il bell'annuncio? Qual è l'annuncio da continuare di generazione in generazione? Qual è la buona novella per l'uomo? Qual è il bell'annuncio, il buon annuncio per l'uomo? È l'annunzio di Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, morto e risorto. Al tempo del re Erode e dell'imperatore Cesare Augusto, Dio ha adempiuto le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza, mandando suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Dio ha adempiuto le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza, mandando il suo figlio Gesù. Quindi qual è la buona novella per l'uomo? La buona novella per l'uomo è l'annuncio di Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, morto e risorto. Si dice con un termine il kerygma, l'annuncio. L'annuncio è che Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, è morto e risorto per te e per me, per la nostra salvezza. Come si diffonde questa buona novella? Come si diffonde questo annuncio? Fin dall'inizio i primi discepoli hanno avuto l'ardente desiderio di annunziare Gesù Cristo, allo scopo di condurre tutti alla fede in Lui. Anche oggi, dall'amorosa conoscenza di Cristo, nasce il desiderio di evangelizzare e catechizzare, cioè svelare nella sua persona l'intero disegno di Dio e mettere l'umanità in comunione con Lui. Quindi, fin dall'inizio, i primi discepoli hanno avuto l'ardente desiderio di annunciare Gesù Cristo, allo scopo di condurre tutti alla fede in Lui. E questo, possiamo dire, è il primo obiettivo, il primo, diciamo, la prima motivazione dell'essere Chiesa, l'annuncio, l'evangelizzazione, la missione. Noi siamo stati costituiti da Gesù per annunciare questa salvezza, per continuare la sua opera, per annunciare il Vangelo. Anche quella sintesi, andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo, battezzate ogni creatura nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella è la missione principale della Chiesa. E questa buona novella va annunciata fino alla fine del mondo. Che cosa significa il nome Gesù? Adesso andiamo a scandagliare questa espressione del credo. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Che cosa significa il nome Gesù? Dato dall'angelo al momento dell'annunciazione, il nome Gesù significa Dio salva. Esso esprime la sua identità e la sua missione, perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Pietro afferma che non vi è sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati nel nome di Gesù. Anche i primi miracoli, no? Quando gli apostoli iniziavano a fare esperienza dei miracoli, come, ecco, riuscivano a guarire, come riuscivano a compiere miracoli? Nel nome di Gesù. Pensate che noi, che siamo figli di Dio, che siamo discepoli di Gesù, nel nome di Gesù non possiamo compiere anche noi miracoli? Non possiamo compiere anche noi se non miracoli straordinari, come far risorgere qualcuno dai morti o guarire qualcuno,
chissà quanti miracoli spirituali noi nel nome di Gesù possiamo compiere, anche a partire dalla nostra vita stessa. E su questo noi dobbiamo esserne veramente certi, fieri, convinti, altrimenti, fratelli cari, la nostra fede è una fede che si avvicina più a una devozione che a una fede. Invece noi nel nome di Gesù possiamo compiere, ecco, anche, diciamo, dei miracoli che noi chiamiamo miracoli. Forse con l'idea di miracolo noi abbiamo, qualcosa di grande. Invece, noi nel nome di Gesù possiamo aiutare un fratello nella fede, nel nome di Gesù possiamo compiere un atto di perdono, nel nome di Gesù possiamo avvicinare qualcuno al Signore, nel nome di Gesù possiamo riconciliare una coppia, nel nome di Gesù possiamo fare tante azioni. E allora già nel nome stesso di Gesù c'è il significato. Il nome Gesù significa Dio salva. Dio continua a salvarci e Dio continua anche la nostra opera, la sua opera attraverso di noi. Perché Gesù è chiamato Cristo? Cristo in greco significa Messia, in ebraico significa unto. In greco significa Messia, in ebraico significa unto, l'unto del Signore. Gesù è il Cristo perché è consacrato da Dio, unto dello Spirito Santo per la missione redentrice. È il Messia atteso da Israele, mandato nel mondo dal Padre. Gesù ha accettato il titolo di Messia, precisandone tuttavia il senso: disceso dal cielo, crocifisso e poi risuscitato. Egli è il servo sofferente che dà la sua vita in riscatto per molti. Dal nome Cristo è venuto a noi il nome di cristiani. Negli Atti degli Apostoli si dice anche che ad Antiochia, per la prima volta, quei discepoli di quel Gesù furono chiamati cristiani, quindi dal nome di Cristo. In che senso Gesù è il figlio unigenito di Dio? Egli lo è in senso unico e perfetto. Al momento del battesimo e della trasfigurazione, la voce del Padre designa Gesù come suo figlio prediletto. Presentando se stesso come il figlio che conosce il Padre, Gesù afferma la sua relazione unica ed eterna con Dio, suo Padre. Egli è il figlio unigenito di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità. È il centro della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno visto la sua gloria come di unigenito del Padre. Che cosa significa il titolo Signore? Nella Bibbia questo titolo designa abitualmente Dio sovrano. Gesù lo attribuisce a se stesso e rivela la sua sovranità divina mediante il suo potere sulla natura, sui demoni, sul peccato e sulla morte, soprattutto con la sua risurrezione. Le prime confessioni cristiane proclamano che la potenza, l'onore e la gloria dovuti a Dio Padre sono propri anche di Gesù. Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, dice San Paolo nella lettera ai Filippesi 2:9. Egli è il Signore del mondo e della storia, il solo a cui l'uomo debba sottomettere interamente la propria libertà personale. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. Perché? Perché è il figlio unigenito di Dio ed è Dio stesso. Perché il figlio di Dio si è fatto uomo? Il figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, per noi uomini e per la nostra salvezza, cioè per riconciliare noi peccatori con Dio, per farci conoscere il suo amore infinito, per essere il nostro modello di santità, per farci partecipi della natura divina. Perché Dio si è fatto uomo? Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? Per riconciliare noi peccatori con Dio, per farci conoscere il suo amore infinito, per essere il nostro modello di santità, per farci partecipi della natura divina. Dio
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Chi vive e crede in lui non morirà in eterno. Credi tu questo? Dice Gesù a Marta, la sorella di Lazzaro. E Marta dice, credo, Signore. Allora la nostra fede si sintetizza in questa fede in Gesù Signore, il figlio unigenito del Padre. Ed è bello quando qui si dice nel catechismo che il Figlio di Dio si è fatto uomo per riconciliare noi peccatori con Dio, per farci conoscere il suo amore infinito, per essere il nostro modello di santità, per farci partecipi della natura divina. Quanto è bello! Che cosa significa la parola incarnazione? La Chiesa chiama incarnazione il mistero dell'ammirabile unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona divina del Verbo. Per realizzare la nostra salvezza, il Figlio di Dio si è fatto carne, diventando veramente uomo. La fede nell'incarnazione è segno distintivo della fede cristiana. La fede nell'incarnazione è il segno distintivo della fede cristiana. Gesù non è un mito, Gesù non è un'idea, Gesù non è un qualcosa che noi così abbiamo trasmesso soltanto con le parole o con la tradizione o con il mito. No, Gesù è una persona. Gesù si è incarnato, il Figlio di Dio si è incarnato, ha scelto di entrare nella storia, nel tempo, nella natura umana. In che modo Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo? Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo. Nell'unità della sua persona divina. Egli, il Figlio di Dio, che è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, si è fatto vero uomo, nostro fratello, senza con ciò cessare di essere Dio, nostro Signore. Ripeto, Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo. C'erano delle eresie nei primi secoli, che alcuni dicevano no, è solo Dio, no, è un semplice uomo. Gesù è vero Dio e vero uomo, nell'unità della sua persona divina. Egli, il Figlio di Dio, che è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, si è fatto vero uomo, nostro fratello, senza con ciò cessare di essere Dio, nostro Signore. Che cosa insegna a questo riguardo il Concilio di Calcedonia dell'anno 451, quindi dall'anno 0 fino al 451, da dopo la risurrezione, dopo la Pentecoste, abbiamo detto che la Chiesa pian piano si costituiva, pian piano la Chiesa si organizzava e nei primi secoli i concili, erano delle riunioni, il mio professore di storia della Chiesa, il primo concilio che è stata la riunione di Gerusalemme, a Gerusalemme lo chiamava non il concilio di Gerusalemme, ma la riunione di Gerusalemme. È chiaro che non c'era a quel tempo, nel primo concilio di Gerusalemme non c'era la forma e l'organizzazione dei concili successivi. Però che cosa è questo concilio di Calcedonia del 451? È importante perché fa parte di quei concili, i primi, che hanno definito la nostra fede. Ho detto all'inizio della catechesi che noi crediamo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e crediamo in qualcosa, e quel qualcosa è quanto la Chiesa crede dagli inizi fino ad oggi. Non abbiamo inventato noi la fede, eh? Noi ci mettiamo in questa carovana, in questo cammino del popolo di Dio che continua nel tempo e nella storia ad annunciare la fede. Certamente ad annunciarla nel 2020, ad annunciarla addirittura in questo periodo che stiamo vivendo, al tempo del coronavirus. Però ecco, è la stessa fede, la fede della Chiesa, che poi in quella bella espressione. Al termine della rinnovazione delle promesse battesimali, noi diciamo: questa è la nostra fede,
Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, che cosa insegna a questo riguardo, sul vero Dio e vero uomo il Concilio di Calcedonia del 451? E il Concilio di Calcedonia insegna a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consostanziali al Padre per la divinità, consostanziali a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato. Generato dal Padre prima dei secoli, secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, secondo l'umanità. Quindi, il Concilio di Calcedonia insegna a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consostanziali al Padre per la divinità, consostanziali a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli, secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, secondo l'umanità. Vero Dio, vero uomo, generato dal Padre, secondo la divinità prima dei secoli e negli ultimi tempi nato da Maria Vergine, nato da Maria Vergine secondo la natura umana. Come la Chiesa esprime il mistero dell'incarnazione? Lo esprime affermando che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, non due nature, la divina e l'umana, non confuse, ma unite nella persona del Verbo. Pertanto, nell'umanità di Gesù, tutto, miracoli, sofferenza, morte, deve essere attribuito alla sua persona divina che agisce attraverso la natura umana assunta. In Gesù c'è una unità, no? Una unità, è vero Dio e vero uomo, con due nature, la divina e l'umana, non confuse, ma unite nella persona del Verbo. La natura umana, la natura divina, unite nella persona del Verbo. Il Figlio di Dio, fatto uomo, aveva un'anima con una conoscenza umana? Il Figlio di Dio ha assunto un corpo animato da un'anima razionale umana. Con la sua intelligenza umana, Gesù ha appreso molte cose attraverso l'esperienza. Ma anche come uomo, il Figlio di Dio, aveva una conoscenza intima e immediata di Dio suo Padre. Penetrava ugualmente i pensieri segreti degli uomini e conosceva pienamente i disegni eterni che egli era venuto a rivelare. Come si accordano le due volontà del Verbo incarnato? Gesù ha una volontà divina e una volontà umana. Nella sua vita terrena, il Figlio di Dio ha umanamente voluto ciò che ha divinamente deciso con il Padre e lo Spirito Santo per la nostra salvezza. La volontà umana di Cristo segue, senza opposizione o riluttanza, la volontà divina, o meglio, è ad essa sottoposta. Gesù ha fatto la volontà del Padre, liberamente ha voluto ciò che voleva il Padre. Cristo aveva un vero corpo umano? Cristo ha assunto un vero corpo umano, attraverso il quale Dio invisibile si è reso visibile. Per questa ragione Cristo può essere rappresentato e venerato nelle sante immagini. In tutte le immagini noi contempliamo il vero corpo umano che Gesù ha assunto e si è reso visibile. Che cosa rappresenta il cuore di Gesù? Gesù ci ha conosciuti e amati con un cuore umano. Il suo cuore trafitto per la nostra salvezza è il simbolo di quell'infinito amore con il quale egli ama il Padre e ciascuno degli uomini. Proprio domenica prossima ascolteremo l'immagine
del Vangelo del costato aperto di Gesù, nel quale Tommaso ci mette la mano perché vuole vedere, vuole toccare. Ma sappiamo bene che domenica prossima noi celebreremo la Domenica della Divina Misericordia, in quelle bellissime espressioni di Gesù a Santa Faustina. È la misericordia di Dio, l'amore eterno di Dio, l'amore misericordioso di Dio che si manifesta in questa umanità di Gesù, in questa vita e in questo petto squarciato, costato squarciato dal quale esce sangue e acqua. Sono tutti simboli che ci fanno comprendere l'amore infinito di Dio, fino all'ultima goccia di sangue. Ha dato tutto se stesso. Concepito per opera dello Spirito Santo, che cosa significa questa espressione? Significa che la Vergine Maria ha concepito il Figlio Eterno nel suo grembo, per opera dello Spirito Santo e senza la collaborazione di uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, le ha detto l'angelo nell'Annunciazione. Concepito per opera dello Spirito Santo. Significa che la Vergine Maria ha concepito il Figlio Eterno del suo grembo per opera dello Spirito Santo e senza la collaborazione dell'uomo. Nato dalla Vergine Maria, perché Maria è veramente la Madre di Dio? Maria è veramente Madre di Dio perché è la Madre di Gesù. In effetti, colui che è stato concepito per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo figlio è il Figlio Eterno di Dio Padre ed è Dio egli stesso. Quindi Maria è madre di Dio perché ha concepito per opera dello Spirito Santo ed è diventato veramente suo figlio, il Figlio Eterno di Dio Padre e che è Dio stesso. Che cosa significa Immacolata Concezione? Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse la madre di suo figlio. Per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Questo significa che per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento. E sappiamo bene, noi che siamo legati alla festa della Madonna di Lourdes, che Maria si rivela nel 1858 a Bernadette Soubirous dicendo: "Io sono l'Immacolata Concezione". Come collabora Maria al disegno divino della salvezza? Per la grazia di Dio, Maria è rimasta immune da ogni peccato personale durante l'intera sua esistenza. È la piena di grazia, la tutta santa. Quando l'angelo le annuncia che avrebbe dato alla luce il figlio dell'Altissimo, ella dà liberamente il proprio assenso con l'obbedienza della fede. Maria si offre totalmente alla persona e all'opera del suo figlio Gesù, abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza. Quindi Maria collabora al disegno divino della salvezza, potremmo dire, col suo eccomi. Maria si offre totalmente alla persona e all'opera del suo figlio Gesù, abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza. Che cosa significa la concezione verginale di Gesù? Significa che Gesù è stato concepito nel grembo della Vergine per la sola potenza dello Spirito Santo, senza intervento dell'uomo. Egli è figlio del Padre Celeste secondo la natura divina e figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente figlio di Dio nelle sue nature, nelle due nature, essendoci in lui una sola persona, quella divina. Quindi, in che senso, in che significa la concezione verginale di Gesù? Significa che Gesù è stato concepito nel grembo della Vergine per la sola potenza dello Spirito Santo, senza intervento dell'uomo. Egli è figlio del Padre Celeste secondo la natura divina e figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente figlio di Dio nelle due nature, essendoci in lui una sola persona, quella divina. In che senso Maria è sempre vergine? Nel senso che ella è rimasta vergine nel concepimento del figlio suo,
vergine nel parto, vergine incinta, vergine madre, vergine perpetua, direbbe Sant'Agostino. Pertanto, quando i Vangeli parlano di fratelli e sorelle di Gesù, si tratta di parenti prossimi di Gesù, secondo un'espressione adoperata nella Sacra Scrittura, perché nel Vangelo, là dove si dice Gesù stava tenendo certamente stava parlando, e vanno a dirgli: tua madre e i tuoi fratelli sono fuori che ti cercano. E Gesù dirà: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quel fratelli e sorelle di Gesù non è, secondo quello che pensiamo noi, fratelli e sorelle di sangue, ma sono i parenti più prossimi, no? Sono i cugini o altri parenti più vicini. Quindi comunque Gesù è certamente l'unico figlio di Maria, rimasta vergine, e direbbe Sant'Agostino, rimasta vergine nel concepimento, nel parto, incinta, vergine madre, vergine perpetua. In che modo la maternità spirituale di Maria è universale? Maria ha un unico figlio, Gesù, ma in lui la sua maternità spirituale si estende a tutti gli uomini che egli è venuto a salvare. Obbediente al fianco del nuovo Adamo, Gesù Cristo, la Vergine è la nuova Eva, la vera madre dei viventi, che coopera con amore di madre alla loro nascita e alla loro formazione nell'ordine della grazia. Vergine e madre, Maria è la figura della Chiesa, la sua più perfetta realizzazione. L'ultima domanda, e poi la settimana prossima continuiamo. In che senso tutta la vita di Cristo è mistero? Tutta la vita di Cristo è evento di rivelazione. Ciò che è visibile nella vita terrena di Gesù conduce al suo mistero invisibile, soprattutto al mistero della sua filiazione divina. Chi vede me vede il Padre. Inoltre, anche se la salvezza viene compiutamente dalla croce e dalla risurrezione, e la vita intera di Cristo è mistero di salvezza, perché tutto ciò che Gesù ha fatto, detto e sofferto aveva come scopo di salvare l'uomo decaduto e di ristabilirlo nella sua vocazione di figlio di Dio. Ecco, abbiamo utilizzato questi 50 minuti per fermarci ancora ad approfondire la nostra fede. Adesso, intorno alle 19, al suono della campana ci sarà la Santa Messa, trasmessa sempre dalla parrocchia. E un modo, amici, fratelli, per sentirci comunità. Non smettiamo di, prima di tutto, vivere nello Spirito e quindi chiedere tanto Spirito Santo in questo periodo che ci serve per non farci abbattere da niente e da nessuno. Il Papa in questi giorni sta pregando anche per gli anziani, mi sa che oggi proprio ha pregato per anziani che hanno paura del contagio, degli anziani che hanno paura e si abbattono. So che si sta organizzando con l'aiuto degli psicologi, con l'aiuto, ecco, di chi è esperto in questo, perché c'è molta depressione, molta paura, molta tristezza, molta angoscia, che fra poco si trasformerà pure in rabbia. Non va bene. Noi siamo credenti e abbiamo l'aiuto della fede, l'aiuto dello Spirito Santo a rimanere in piedi, ad attraversare questo periodo. Ecco, quindi mi raccomando anche a parlarne, dirò un pensiero su questo nell'omelia che farò durante la messa. Vi abbraccio tutti, vi saluto, vi ricordo che la parrocchia è aperta ogni giorno al mattino dalle 8 alle 11, per chi vuole lasciare viveri per la Caritas, per chi vuole lasciare offerte per la parrocchia, che sono utili per le varie necessità che ci sono, chi ha bisogno di qualsiasi cosa, il numero della parrocchia al mattino, il mio numero personale. Mi raccomando, la Chiesa cammina con noi, anzi, noi che siamo Chiesa camminiamo con Gesù. Ecco, vi auguro una buona serata
e chi vuole si ferma per la Santa Messa che inizierà fra poco.